Bene, buongiorno. Allora, direi che possiamo cominciare e la prima cosa però di cui dobbiamo parlare è questa, esame finale. Allora, sono due le date perché siete tanti e saranno 8 gennaio 9:30 Aula Dioniso, i nomi compresi tra Anfosso e Innocenti, ma non sono io perché di esami ne ho già fatti abbastanza. 9 gennaio 2020, ore 9:30 Aula Cruciani. Sempre in via Barberia, tutti gli altri. Per cortesia, allora, tutti quelli che sono in gruppo, quindi chi ha gruppi da due, da tre, eccetera, se uno membro del gruppo è nel primo gruppo, vi ho considerato tutti del primo gruppo, ok? Quindi siete tutti al primo giorno. Seconda cosa, coloro che non mi hanno ancora segnalato su che cosa faranno il progetto finale. O se non mi hanno ancora segnalato che non sosterranno l'esame, per esempio una studentessa l'altro giorno mi ha scritto, o è venuta, non mi ricordo, dicendomi che nonostante avesse superato la prima parte dell'esame non aveva intenzione di sostenerlo come frequentante. Allora per piacere ditemelo, così vi tolgo dall'elenco e riesco a organizzare meglio poi la giornata di esami, visto che siete tanti, riesco a organizzare meglio i turni. Quindi tutti quelli che non mi hanno ancora detto su che cosa vogliono fare il lavoro finale, lo devono fare entro la prossima settimana, sostanzialmente. Quindi io sicuramente la prossima settimana direi, allora domani abbiamo degli ospiti, oltre che la rilevazione delle opinioni sulla didattica, quindi sarà una giornata abbastanza intensa. Giovedì prossimo abbiamo nuovamente degli ospiti, il prossimo venerdì sarà l'ultima giornata di lezione, magari ci prendiamo un quarto d'ora e guardiamo che tutti mi abbiate comunicato qual è l'argomento su cui intendete fare la presentazione finale. Per cui da qui alla prossima settimana vedete di propormi qualche cosa. Io ci sono a ricevimento lunedì alle 9:30, quindi potete sempre passare a ricevimento. Dopodiché il 23 dicembre non farò ricevimento, per cui potremo sentirci soltanto via email. Insomma, se avete bisogno di parlarmi di persona, venite questo lunedì. Lista su Alma Esami, vi iscrivete su Alma Esami perché così attraverso Alma Esami vi comunico il voto complessivo della prova e verbalizzo poi successivamente tutti i voti che avrete accettato. Okay? Mi chiedeva un vostro collega poco fa, a proposito delle sessioni di esami, magari alcuni di voi vengono da Atenei in cui ci sono delle sessioni d'esame prestabilite al di fuori di quei periodi, non ci sono appelli d'esame. Qui noi lavoriamo in un modo un pochino differente, quindi sostanzialmente voi troverete esami in qualsiasi periodo dell'anno, non ci sono delle sessioni predefinite. Sicuramente però c'è una pausa didattica nel mese di gennaio e quindi nel mese di gennaio non avete corsi e sicuramente avrete appelli d'esame, come è il caso del mio insegnamento, ma anche di altri. Avrete una sessione, diciamo, alla fine dei corsi del secondo ciclo, del secondo semestre, quindi tra maggio e luglio ci sono appelli d'esame e nuovamente poi settembre, ottobre, novembre, io faccio anche dicembre di solito. Allora, dicevo al vostro compagno che il regolamento didattico d'Ateneo prevede almeno 6 appelli l'anno e io come coordinatrice del corso di laurea sono abbastanza puntigliosa con i miei colleghi nel controllare che abbiano previsto almeno 6 appelli l'anno, per cui nel caso voi, quindi in genere è un appello ogni 2 mesi o comunque ci sono dei periodi, magari quello estivo, in cui sono un po' più concentrati, avete più occasioni di sostenere un esame. Se doveste vedere che un docente del CITEM non ha messo un numero sufficiente di appelli, per cortesia segnalatemelo e sarò io poi a sollecitarlo e così a farmi odiare, ecco, non, potete scrivere direttamente a me e poi sono io a fare da tramite con i docenti. Però normalmente i 6 appelli l'anno ci sono colleghi che ne mettono anche 7-8 e in quel caso io sono molto contenta, però i 6 appelli l'anno sono quelli che come coordinatrice di corso chiedo vengano rispettati, per cui se vi doveste accorgere che non ci sono me lo dite, ok? Ok. Allora, riprendiamo che abbiamo tante cose da vedere rispetto al marketing non convenzionale che avevamo iniziato
a vedere la scorsa settimana. Avevamo parlato, se ricordate, la scorsa settimana di word of mouth, molto velocemente, questi erano un po' i temi che avremmo visto, quindi word of mouth, viral, tribal e guerriglia marketing. Parlando di word of mouth, ci sono, quello che cerca di scatenare una campagna che punta ad ottenere questo tipo di effetto e utilizzare questo tipo di strumento è un passaparola, prevalentemente un passaparola di tipo positivo. E ci sono alcuni elementi che accomunano le campagne di word of mouth, le cosiddette 5T, e cioè i talkers, gli influenzatori, quei gruppi di persone che dimostrano entusiasmo e che hanno voglia di veicolare un determinato messaggio. Quindi sono un po' il ruolo degli opinion leader, degli influencer, sono coloro che sono disponibili a parlare di un determinato prodotto, di un determinato servizio e a fare in modo che anche gli altri ne vengano a conoscenza. E quindi sono coloro che si assumono un po' questo ruolo di parlare alla propria community di un determinato oggetto, prodotto, servizio, quel che volete. Per farlo, lo fanno più facilmente se ci sono dei topics, cioè dei concetti, per così dire, portatili, messaggi e idee semplici adatte al passaparola. E qui poi si intrecciano, ovviamente, dicevo, le varie modalità, perché uno degli strumenti che facilita questo tipo di coinvolgimento, che facilita questo tipo di passaggio e di trasmissione delle informazioni, per esempio, è il video. Quindi se noi abbiamo da condividere un video particolarmente riuscito, divertente, efficace, siamo propensi a condividerlo con la nostra rete di contatti. Allora, in quel caso, il concetto portable, il topic, era chiuso magari in un breve video comico, comunque qualche cosa che fa sorridere, che intrattiene, e il talker sarà più facilmente portato a condividerlo. Gli strumenti, i tools, tutto quello che facilita lo sviluppo del passaparola all'interno delle conversazioni, quindi tutto quello che rende semplice la condivisione, per esempio, e quindi quello che poi vedremo la settimana prossima quando parleremo di social media marketing, quello che i social, per esempio, mettono a disposizione, quindi il fatto che con pochi click sia possibile arrivare ad una rete spesso anche ampia di soggetti e con appunto concetti che sono molto semplici e facilmente replicabili. Magari è un'immagine, magari è appunto un breve video, magari è proprio uno slogan, un logo, qualche cosa che possiamo facilmente trovarci a condividere con la nostra rete. Quarta T del word of mouth, taking part, partecipare alle conversazioni ed instaurare un genuino dialogo bidirezionale. L'abbiamo detto l'altra volta, da parte delle aziende ci deve essere un atteggiamento di ascolto anche nei confronti di coloro che non sono particolarmente entusiasti del nostro lavoro, e in questo caso uno degli elementi è partecipare alle conversazioni, essere dentro le conversazioni. Ultimo punto, il tracking. Questo è un punto un po' più, un po' più difficile, cioè cercare di misurare e tenere traccia di quelle che sono le conversazioni che si sono tenute soprattutto in rete rispetto ad un determinato topic. Allora, un modo per far sì che il topic, per esempio, sia condivisibile e sia portatile è utilizzare l'hashtag, che funziona bene su alcuni social, un po' meno bene su altri. Prevalentemente è utilizzato, per esempio, su Instagram, un po' meno efficace su Facebook, però utilizzare l'hashtag ci permette poi di andare a misurare, a fare un tracking di quello che quell'hashtag ha provocato, dell'effetto che quell'hashtag ha provocato sulla rete. Quindi tenere traccia, misurare le conversazioni. E non sempre questo è facile. Devo dire che una cosa che potrebbe essere un lavoro futuro è proprio quello di, per voi, è proprio quello di imparare ad utilizzare gli strumenti di monitoraggio e di misurazione, gli analytics dei social, perché oltre all'aspetto appunto di creatività e di lavoro, per esempio su una campagna social,
social, quindi proprio nell'ideare e nell'avere idee originali che possano essere poi condivise, c'è bisogno anche di essere capaci di misurare le conversazioni, di sapere usare gli strumenti di analisi che vengono messi a disposizione da diverse piattaforme per poter capire quanto il nostro lavoro poi è stato condiviso, ripreso, ha circolato in maniera virale, si è sviluppato e ha creato passaparola dentro a un determinato ecosistema mediale. L'idea di fondo del word of mouth è quella di influenzare in maniera positiva il target group che si vuole raggiungere, facendo sì che il consumatore si trasformi in un nodo di questa catena comunicativa, quindi far sì che il consumatore diventi qualcuno che al posto della pubblicità in televisione porta avanti la bontà del nostro prodotto, del nostro servizio e lo comunica agli altri, a partire da quello che dicevamo settimana scorsa, cioè il fatto che i consumatori tendono ad essere più positivi e a credere maggiormente al parere di altri consumatori, e quello è uno degli elementi su cui questo tipo di campagna si costruisce. È più efficace per il consumatore il parere di altri consumatori di quanto non lo sia una campagna TV tradizionale. Allora, a quel punto io ho bisogno di sollecitare i talkers, far sì che ci siano dei punti, dei nodi, diciamo un po' più grandi degli altri in questa rete, e questi punti, questi nodi, questi gruppi, questi influencer che dimostrano entusiasmo verso il prodotto o verso il servizio facciano questo tipo di operazione di diffusione e di condivisione. Passaparola per il prodotto cinematografico audiovisivo, pensiamo all'audiovisivo più in generale, non soltanto al prodotto cinematografico. Che cosa potrebbe essere, a chi potremmo affidare questo ruolo, chi potrebbe essere coinvolto in questo processo di costruzione del word of mouth? Allora, abbiamo detto, per esempio, si parlava nelle settimane passate del ruolo dei critici, che hanno un po' questo valore di influencer e possono orientare le nostre scelte e le nostre decisioni di divisione. Abbiamo anche i critici che fanno questo mestiere in maniera ufficiale, ma abbiamo appunto anche riferimenti che possono essere più dal basso, più bottom up che non top down, perché chiaramente se noi prendiamo ad esempio una rivista specializzata o un critico su un quotidiano, ci sarà un critico che lavora, due che lavorano per i quotidiani, e quelle sono le figure di riferimento, mentre in rete magari c'è una marea di diverse figure che possono fungere da influencer anche rispetto al prodotto audiovisivo, e che magari hanno meno i crismi così dell'ufficialità, ma che comunque possono essere intese come punti di riferimento per orientare le scelte del consumatore. Quindi pensate, non lo so, mi viene in mente una cosa tipo i 400 calci, se vi interessa il cinema d'azione, allora quello è un blog di riferimento, e non sono i critici che scrivono sui quotidiani, non è Aldo Grasso che scrive di televisione per il Corriere della Sera, ma è un gruppo di persone appassionate che comunque hanno un certo tipo di competenza e creano intorno a loro un certo tipo di community e diventano quindi un punto di riferimento. Quindi sicuramente questo ruolo degli influencer è forte anche per il nostro prodotto. Se vi ricordate, abbiamo parlato di videogiochi, e per esempio parlavamo di youtuber che fanno recensioni di videogiochi, che fanno video di legati al mondo videoludico, e questo ha un effetto su diversi target di riferimento molto, molto rilevante. Un'operazione di word of mouth fatta bene è un'operazione capace di generare un buzz, quindi un ronzio, un passaparola che sia intenso e interattivo. Volevo vedere. Okay. Questo è
questa slide l'ho rubata, si vede sotto, a Ninja Marketing, che è un sito appunto di marketing dedicato al marketing non convenzionale, è piuttosto interessante, dove trovate anche articoli e case studies utili per eventuali lavori che farete per il corso. E diciamo, loro si occupano appunto soprattutto di marketing non convenzionale e questa torta rappresenta un po' come il buzz marketing entra a un certo punto a far parte del media mix. Vi ricordate che ne parlavamo qualche lezione fa, è ancora una fettina magari piccolina, ma una fettina rilevante e che comunque comincia ad avere un certo tipo di spazio. Anche perché il buzz potrebbe, secondo appunto gli esperti di Ninja Marketing, essere compreso, ricompreso come una sorta di DNA di tutte le attività di marketing, cioè avere come obiettivo quello di generare conversazioni intorno ad un determinato tema, ad un determinato prodotto, è diciamo effetto collaterale positivo rispetto a tutte le varie operazioni di marketing che possono essere intraprese e quindi che possono essere poi sviluppate in televisione, attraverso internet, la stampa, eccetera, ma avere un po' al centro, al cuore di questi progetti e di queste strategie contenuti e concetti che possono favorire la viralità. E qui sorge un po' un problema. Il problema è: come facciamo a definire a tavolino se qualcosa diventerà o non diventerà virale? Bello sarebbe riuscire a farlo, però non sempre è possibile. Ci sono, diciamo, delle, chiamiamole delle linee guida, ci sono dei suggerimenti, ci sono delle linee di indirizzo che però non ci assicurano che il tipo di strategia che stiamo mettendo in atto garantisca una diffusione virale. Allora, una cosa che sicuramente si può notare è che il marketing virale è una sorta di evoluzione del passaparola. È qualcosa che sfrutta questa capacità comunicativa di pochi soggetti interessati a trasmettere il messaggio a tanti utenti finali, che sono quelli che fanno parte della rete e che si propagano in maniera virale. Allora, il meccanismo è: io starnutisco sull'autobus e contagio con il raffreddore le 10 persone che sono vicino a me, queste 10 contagieranno altre 10 e così via, in maniera esponenziale un virus si propaga. La stessa cosa vale per i contenuti e i concetti virali contenuti all'interno di una campagna di marketing. Cerca di far sì che, partendo da pochi e quindi disseminando, facendo un'operazione di seeding tra un gruppo ristretto che può essere quello degli influencer, questo contenuto a un certo punto si propaghi in maniera virale. Quindi lavora su prodotti, servizi, oggetti che abbiano un po' questa propensione a diffondersi, incoraggiando chi viene in contatto con questi messaggi a diffondere il messaggio, che è un messaggio spesso pubblicitario. In questo caso, ovviamente, contenuti virali non riguardano soltanto il marketing. Ci sono contenuti virali che non sono assolutamente nati per promuovere qualche cosa di particolare, ma sono contenuti virali, pensate ai finti trailer che guardavamo qualche settimana fa. Alcuni di quelli, per esempio quello ispirato a Mary Poppins, ha milioni di visualizzazioni, ma non è nato per promuovere niente, è nato semplicemente come forma di remix fatto dai fan di un contenuto audiovisivo. In altri casi invece c'è un messaggio promozionale, chiamiamolo così, pubblicitario, che però riesce a essere percepito dai consumatori come qualcosa di divertente, piacevole, che vale la pena condividere. Okay? E quindi in questo caso chi viene in contatto con questo oggetto virale non ha nulla in contrario a diffondere e a passare questo messaggio anche a tutti i suoi contatti. Allora, vi faccio vedere un video molto carino e divertente che racconta un po' come diventano virali alcuni contenuti, proprio alcuni contenuti video. Ed è
The great enemy of writing un tentativo di capire come i video, perché i video diventano virali. Hi, I'm Kevin Alaka. I'm the trends manager at YouTube, and I professionally watch YouTube videos. That's true. So we're going to talk a little bit today about how videos go viral and then why that even matters. We all want to be stars, celebrities, singers, comedians. And when I was younger, that seemed so very, very hard to do. But now web video has made it so that any of us or any of the creative things that we do can become completely famous and a part of our world's culture. I mean, any one of you could be famous on the internet by next Saturday. But there are over 48 hours of video uploaded to YouTube every minute. And of that, only a tiny percentage ever goes viral and gets tons of views and becomes a cultural moment. So how does it happen? Three things: tastemakers, communities of participation, and unexpectedness. All right, let's go. Oh my God, oh my God! Oh my God! Woo! Oh my, wow! Last year, Bear Vasquez posted this video that he had shot outside his home in Yosemite National Park. In 2010, it was viewed 23 million times. This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer. But he didn't actually set out to make a viral video, Bear. He just wanted to share a rainbow, because that's what you do when your name is Yosemite Mountain Bear. And he had posted lots of nature videos, in fact, and this video had actually been posted all the way back in January. So what happened here? Jimmy Kimmel, actually. Jimmy Kimmel posted this tweet that would eventually propel the video to be as popular as it had become, because tastemakers like Jimmy Kimmel introduce us to new and interesting things and bring them to a larger audience. It's Friday, Friday, gotta get down Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down Friday. So, you didn't think that we could actually have this conversation without talking about this video, I hope. Rebecca Black's Friday is one of the most popular videos of the year. It's been seen nearly 200 million times this year. This is a chart of what it looked like, and similar to Double Rainbow, it seems to have just sprouted up out of nowhere. So what happened on this day? Well, it was a Friday. This is true. And if you're wondering about those other spikes, those are also Fridays. But what about this day, this one particular Friday? Well, Tosh.0 picked it up. A lot of blogs started writing about it. Michael J. Nelson from Mystery Science Theater was one of the first people to post a joke about the video on Twitter. But what's important is that an individual or a group of tastemakers took a point of view and they shared that with a larger audience, accelerating the process. And so then this community formed of people who shared this big inside joke and they started talking about it and doing things with it. And now there are 10,000 parodies of Friday on YouTube. Even in the first 7 days, there was one parody for every other day of the week. Unlike the one-way entertainment of the 20th century, this community participation is how we become a part of the phenomenon, either by spreading it or doing something new with it. So, Nyan Cat is a looped animation with loop music. It's this, just like this. It's been viewed nearly 50 million times this year. And if you think that that is weird, you should know that there is a 3-hour version of this that's been viewed 4 million times. Even cats were watching this video. Cats were watching other cats watch this video. All right, but what's important here is the creativity that it inspired amongst this techie, geeky internet culture. There were remixes. Someone made an old-timey version. And then it went international.
an entire remix community sprouted up that brought it from being just a stupid joke to something that we could all actually be a part of. Because we don't just enjoy now, we participate. And who could have predicted any of this? Who could have predicted Double Rainbow or Rebecca Black or Nyan Cat? What script could you have written that would have contained this in it? In a world where over 2 days of video get uploaded every minute, only that which is truly unique and unexpected can stand out in the way that these things have. When a friend of mine told me that I needed to see this great video about a guy protesting bicycle fines in New York City, I admit I wasn't very interested. So I got a ticket for not riding in the bike lane, but often there are obstructions that keep you from properly riding in the bike lane. By being totally surprising and humorous, Casey Neistat got his funny idea and point seen 5 million times. And so this approach holds for anything new that we do creatively. And so it all brings us to one big question. What does this mean? Oh. What does it mean? Tastemakers. Creative participating communities, complete unexpectedness. These are characteristics of a new kind of media and a new kind of culture where anyone has access and the audience defines the popularity. I mean, as mentioned earlier, one of the biggest stars in the world right now, Justin Bieber, got his start on YouTube. No one has to green light your idea, and we all now feel some ownership in our own pop culture. And these are not characteristics of old media, and they're barely true of the media of today. But they will define the entertainment of the future. Thank you. Ecco, allora, qui ci sono molti punti, anche se un video molto breve credo sia molto denso e ricco di spunti. Ci sono molti dei punti di cui abbiamo parlato, tastemakers, persone che in qualche modo hanno questo ruolo e influenzano comunità di follower che possono essere consumatori, che possono essere spettatori e che quindi in questo caso sono tutti video che non hanno appunto un intento promozionale, non c'è volontà di vendere qualche cosa, ma c'è capacità in qualche modo di condividere un'idea e soprattutto c'è qualche cosa di inaspettato. In tutti questi video che noi abbiamo visto ci sono una serie di contenuti, spesso anche appunto creati dal basso, che stupiscono, che ci colpiscono, che sicuramente ci fanno divertire. Vi ho sentito ridere in maniera molto così spontanea e quindi questo fa sì che questi contenuti molto più facilmente di altri possano trovare questa forma di condivisione, di circolazione. E quindi grazie a internet, contenuti virali e contenuti virali votati al marketing tendono a replicarsi in maniera efficace, con facilità di diffusione delle informazioni e anche divertimento. Se condividiamo un video, allora ripeto, questi che abbiamo visto magari non hanno un intento promozionale, ma potremmo avere condiviso una cosa come questa. Non l'ho messo. Aspettate che c'è una qualità pessima, cerchiamo di migliora, ecco, forse questo. Thank you.
Hey, is the force of the Darth Vader spot allora, still with you? È uno spot pubblicitario tradizionale, è andato in onda durante il Super Bowl, che sapete è un momento per la televisione americana di grande rilievo ed è un momento dove gli spot pubblicitari, gli slot per gli spot pubblicitari costano una cifra folle. Ogni anno c'è una gara a cercare di fare qualche cosa di sempre più originale e divertente. In questo caso quindi si tratta di uno spot pensato per la televisione. Se poi andate a dare un'occhiata su YouTube, ha una quantità di visualizzazioni simile a quelle di cui parlava Kevin Allocca rispetto ad alcuni dei video che mostrava nella sua talk. Quindi un contenuto che è un contenuto di tipo pubblicitario, promozionale, molto tipico, uno spot con una durata standard, che trova però una circolazione anche attraverso canali come YouTube, una moltiplicazione, una condivisione, una rapidità di diffusione, grazie al fatto che è uno spot molto carino, divertente, che ci piace condividere. Ci ritroviamo un universo di racconto che in qualche modo tutti conosciamo e riconosciamo, e il divertimento sta nel condividerlo con la propria rete. Non è detto che questo porti poi a degli effettivi comportamenti di consumo, non è che tutti quelli che hanno visto quello spot poi sono andati a comprare la nuova Passat, però evidentemente non ci frena il fatto di star condividendo un contenuto di tipo promozionale nel momento in cui questo contenuto possiede caratteristiche simili, diciamo, a quelle che stavamo elencando. Quindi è facile da condividere, è divertente, è innovativo, è inaspettato, ha capacità di far scattare la voglia di condividerlo con gli altri. Quindi nel marketing virale è importante cercare di identificare, ovviamente come in tutte le operazioni di marketing, quelli che sono i target potenziali e soprattutto quelli che sono i potenziali snodi che poi potranno favorire questa circolazione. Progettare questo contenuto virale del prodotto, che però non è sempre facilmente identificabile, o comunque non sempre ci si riesce, e questo è uno dei punti è come si fa a garantire che il video che l'agenzia di comunicazione promette per il vostro brand, per il vostro prodotto, sarà effettivamente virale, sarà visto da milioni, da 5 milioni di persone, o invece avrà 15 visualizzazioni su YouTube. Questo è un tema centrale. Allora, ci sono alcuni studiosi, per esempio Jonah Berger, che hanno provato in qualche modo a definire alcuni degli elementi che rendono più facilmente un contenuto virale, e poi vi faccio vedere quali lui identifica, quindi quali sono alcuni di questi elementi che trovate anche in un libro che si chiama Contagioso, in italiano è stato tradotto con Contagioso, e è un testo che io qualche tempo fa adottavo anche per il corso, in cui proprio si cerca di dare alcuni elementi, diciamo di schematizzare in qualche modo quelli che potrebbero essere gli elementi che definiscono la viralità, la possibile diffusione virale di un prodotto o di un servizio. Si fa un lavoro di seeding nei social network, quindi si cerca di seminare appunto negli spazi che si reputano più adatti a favorire poi questo germogliare, questa circolazione del messaggio, e quindi questo è un tipo di lavoro che non si può evitare, in qualche modo si fa. Si va a... mi sentite da casa? Segnalatemi se c'è qualche problema di microfono. Apro Acadly così eventualmente lo vedo. Quindi questa operazione di seeding è un'operazione molto rilevante, perché è quella che fa sì che si venga a conoscenza dell'esistenza, per esempio, di un determinato contenuto e si decida di volerlo condividere.
e cerca di agevolare questa diffusione. Ralph Wilson ha fatto questa modellizzazione del marketing virale. Come avete visto, molto spesso si tende, gli studiosi di marketing tendono a riassumere in, diciamo, in punti e in schemi alcuni elementi per renderli anche poi più facilmente memorizzabili. In un articolo intitolato The Six Simple Principles of Viral Marketing ha identificato appunto sei aspetti che dovrebbero essere diciamo tenuti in considerazione da coloro che progettano una campagna che vuole essere di marketing virale. Allora, in questo caso, questi principi, secondo Wilson, sono offrire qualche cosa di gratuito, e quindi il gratis, che è una parola potente nel vocabolario del marketing, per cui offrire servizi o prodotti gratuiti. Io a questo aggiungerei offrire anche intrattenimento gratuito, perché secondo me è uno degli aspetti che rende virale poi un certo tipo di contenuto, soprattutto se questo contenuto è un video, è che questo video offra un'esperienza di intrattenimento, e l'intrattenimento che ci provoca è uno degli argomenti che ci spinge poi a diffonderlo. È chiaro che il gratis è qualcosa che funziona molto bene. Pensate per esempio all'ambito dei cosmetici: quando andate in profumeria e comprate un profumo o un cosmetico, vi regalano tanti campioncini di prova gratuiti per invogliarvi poi a fare altri acquisti e a scoprire nuove tipologie di prodotto. Non è una cosa così comune, nel senso che non è che quando andate in un negozio di scarpe, vi regalano delle scarpe, vi danno delle scarpe gratis da provare, però ci sono ambiti, possono essere per esempio anche quelli legati al cibo. Capita di girare per le strade di Bologna e vi viene dato un campione di un nuovo prodotto che sta arrivando in quel momento nel supermercato, e quindi il gratis, l'avere avuto qualche cosa gratuitamente, spinge il colui che poi prova questo prodotto e ne è soddisfatto a condividere, a replicare questa esperienza positiva. Altro principio del marketing virale: deve essere facile da trasferire. Se per condividere con la mia rete un determinato contenuto io devo fare troppi passaggi, questo ovviamente mi renderà poco propenso a farlo. Se invece in un social media c'è un pulsante condividi, ecco che è molto più semplice che io metta a disposizione questo contenuto col quale ho avuto a che fare anche ad altre persone. Deve essere scalabile e quindi deve essere utilizzabile anche deve essere utilizzabile in diversi contesti comunicativi. L'esempio che vi ho mostrato, quello dello spot della Volkswagen, allora lì avete qualcosa che è scalabile, perché è uno spot pubblicitario, quindi con una durata standard da spot televisivo, ma che si presta benissimo anche ad essere visto su altri canali. Se io quello spot lo metto su YouTube, va benissimo, ha una durata anche forse breve per YouTube. Se lo condivido attraverso Facebook, se ve lo mando via WhatsApp, è un tipo di contenuto che può essere tranquillamente visto e riproposto anche in altre piattaforme, in altri spazi della comunicazione, e questo è uno degli elementi che rende poi, diciamo, questo tipo di azione con un rapporto, fa sì che questo tipo di azione abbia dei rapporti costi-benefici abbastanza positivi, perché se io faccio un grosso investimento nello spot pubblicitario televisivo, ma se questo poi non va soltanto in occasione del Super Bowl, quando quello spot mi costa milioni di dollari, ma va invece anche in altri canali, io riesco a ammortizzare meglio il costo di quell'operazione.
Uno dei desideri su cui si punta è quello di essere avanti, è quello di dire qualche cosa prima degli altri, è quello di condividere qualcosa che gli altri ancora non hanno visto e quindi cercare di contenere diciamo elementi di qualcosa di inaspettato che fa sì che possiamo essere poi considerati dalla nostra comunità quelli che vanno a scovare le novità e quindi appunto essere identificati come tastemakers o come qualcuno che mette gli altri davanti a contenuti originali e nuovi. Deve sfruttare quelle che sono le reti che normalmente utilizziamo, e quindi tutta la rete di contatti personali, no? In modo che sia facile, condividere, e quindi non ci deve mettere nella condizione di dover andare a sfruttare altri spazi comunicativi, ma di utilizzare quelli con cui siamo familiari, perché altrimenti questo ci metterebbe in una situazione di disagio. Deve, se può, approfittare anche delle risorse degli altri e quindi cercare di essere, un po' il principio di cui parlavamo a proposito e di cui parleremo tra pochissimo a proposito del guerriglia marketing, cioè cercare di essere oggetto di conversazione, di buzz, di word of mouth, grazie al fatto che canali tradizionali riprendono quello che noi abbiamo fatto. Ed è il principio un po', dicevamo, della publicity, no? Quando io mando il comunicato stampa non pago per avere la locandina sul quotidiano, ma il giornalista riprende il mio comunicato stampa e magari scrive un articolo sull'uscita del tale film. Ecco, qui se io ho un contenuto che riesco a far penetrare nei media tradizionali, per esempio, e non è stato pensato per quelli, riesco ad ottenere un risultato molto positivo. Ed è un po' quello a cui punta, adesso lo vediamo tra poco, è un po' quello a cui punta per esempio il guerriglia marketing. Anche nel viral questo può funzionare, quindi cercare di usare strumenti che approfittare in un certo senso di altri spazi. Ed è un po' quello che diceva Kevin Allocca quando parlava del successo imprevisto di alcuni video virali, ed è il momento in cui qualcuno, per esempio un tastemaker, comincia a parlarne, o un influencer comincia a parlarne, e quindi si allarga la platea di possibili di persone possibilmente contagiate da quel video, da quel prodotto. Un'azione di viral marketing quindi può avere, diciamo, può mirare a incentivare gli utenti ad arruolare nuovi utenti, cioè il meccanismo classico attraverso il quale vi si chiede di presentare un amico. Voi siete utenti di un determinato servizio, questo vale soprattutto per il servizio, allora se portate qualcun altro avete diritto a uno sconto, un incentivo, un premio, non lo so, qualcuno... Qui adesso voi siete tutte giovani, però quando io avevo la vostra età, forse anche un po' meno, eravamo tutte ragazze, soprattutto nel tunnel di Bottega Verde, che ci vendeva, ci dava questa possibilità di comprare una serie di prodotti, bagnoschiumi, cosmetici, bagnoschiuma, cosmetici, eccetera, a un prezzo molto contenuto, soprattutto perché poi se presentavamo, davamo i nominativi di altre amiche a cui per corrispondenza sarebbe stato poi inviato il catalogo, eccetera, eccetera, e ci avrebbero fatto degli sconti e dei regali clamorosi. Quindi era tutto un mettersi i nomi vicendevolmente in modo che si potesse usufruire di queste offerte. Oggi ovviamente le cose sono cambiate, però succede anche con altri strumenti. Io per esempio utilizzo un'app un'app molto semplice che serve per risparmiare, sostanzialmente per accumulare risparmi, e quest'app che utilizzo mi chiede di invitare un amico. Se l'amico si iscrive e incomincerà anche lui ad utilizzare quest'app per accumulare risparmi, mi verrà dato un corrispettivo in euro. Quindi ad ogni amico che non sono ancora riuscita a convincere nessuno, però ad ogni amico che riuscirò a convincere mi arriveranno sul mio conto, arriveranno 5 euro, per cui cerco sempre di fare proseliti, ma non mi funziona molto bene per ora. C'è diffidenza nei confronti della moneta virtuale probabilmente.
Però il meccanismo è molto semplice, trovare qualcuno che abbia voglia di parlarne e che dietro a una ricompensa, il meccanismo del reward, faccia ancora più volentieri questo tipo di lavoro. Mettere l'utente nella condizione di trovare il messaggio interessante e divertente, questo l'abbiamo detto, in modo da renderlo più contagioso, e trasformare poi, se l'utente è disponibile, trasformare l'utente o cliente in qualcuno che porta avanti il messaggio, una sorta di predicatore, no? Qualcuno che vi dice quanto funziona bene quel servizio, quanto è efficace quel prodotto, e fa sì che anche altri poi si avvicinino all'utilizzo. Dire che una campagna, cioè quello che, su cui io voglio farvi riflettere, è che dare per scontato che questo tipo di attività abbia successo non è possibile, quindi una campagna di marketing virale ha successo nel momento in cui c'è anche un'idea molto forte, molto originale, molto innovativa, perché altrimenti non è che la viralità si possa predefinire con molto anticipo, anche se diciamo degli strumenti ci sono per farlo, non è detto che il progetto poi funzioni. Ci sono anche casi ovviamente di campagne virali non riuscite. Quello che si cerca di ottenere è cercare di combinare in maniera efficace il modo in cui l'azienda viene percepita, il brand che origina il messaggio, con il set di valori e contenuti del messaggio da valorizzare, in un'ottica di coerenza. Quindi cercare di rendere sempre coerente il proprio messaggio, il messaggio da viralizzare, con quelli che sono gli obiettivi, con quelli che sono i valori di riferimento di un determinato brand, altrimenti si crea un effetto dissonante nel consumatore, che rende poi difficile questa possibilità di replicare la viralità. Volevo farvi, prima di farvi vedere il video di Joanna Berger, volevo mostrarvi una cosa che ho trovato su Facebook e che mi sembrava molto carina. Qui non me la visualizza in un modo orribile, aspettate un attimo. Ma non lo so cos'è. No, è una galleria di immagini, ma non so se riesco a farvela vedere per bene. E che si ricollega al discorso che abbiamo fatto sui brand e su quelle che sono le aspettative che abbiamo sul brand, ma a quanto pare non sono in grado di mostrarvelo. Ma in questa forma è orribile. Niente, faccio così. Sì? Ma forse eccolo. Vediamo se così funziona bene, grazie. Ah, bravo. Allora, ho trovato questa cosa e mi ha fatto pensare ad alcune delle cose che ci eravamo detti sui brand, sui marchi, sulle aspettative, sui valori, e mi sembrava molto divertente, perché anche questa io l'ho trovata sulla bacheca Facebook di un'amica. Ma non veniva da lei, lei a sua volta l'aveva ricicciata da qualcun altro e mi è sembrato un modo per così mostrare quanto è facile a volte condividere, no? Appunto, come siamo propensi a condividere qualche cosa che ci fa ridere, che ci fa sorridere, di cui riconosciamo, in cui ci riconosciamo questi brand immediatamente, e riconosciamo l'ironia che ci sta dietro e siamo pronti a
condividerla, appunto, no? Io me ne sono anche salvate per non... Rich People Water mi piace molto. Chiaramente questa non c'è, evidentemente qualche cosa che non arriva dai brand, ma insomma. Ecco, ci spiega molto su come funzionano i meccanismi di condivisione e di viralità. Allora, proviamo a vedere questo video in cui appunto Jonah Berger, che è un docente universitario americano, racconta al momento dell'uscita di questo suo libro, tradotto anche in italiano, racconta un po' quello che secondo lui sono gli elementi caratterizzanti della viralità. Non lo vediamo tutto perché è molto lungo, ne vediamo solo una parte, perché è solo la prima parte che ci interessa. These are three products and brands that most of you in the audience are probably quite familiar with. So on the left we have Walt Disney World, the self-described place where dreams come true. In the middle we have Honey Nut Cheerios, the delicious breakfast cereal which may or may not cure your cholesterol. And on the right we have Scrubbing Bubbles, the bathroom cleaner. So if you had to guess, which of these three products do you think gets the most word of mouth? Is it Disney World, Cheerios, or Scrubbing Bubbles? I'm actually going to ask everybody to vote. So you want to take a first guess? I'd say Scrubbing Bubbles. Scrubbing Bubbles. How many people want to vote for Scrubbing Bubbles? Okay, good. Somebody else want to take a different vote? Yeah. Disney World. How many people want to go with Disney? Okay, good. Anybody else? Scusate, non hai sottotitoli in italiano, okay, quindi vi lascio quelli in inglese che magari aiutano. Good. Cheerios. Good, we got a couple people for Cheerios. All right. So I want to point out two things in this. First, I don't think we know the answer, right? So we went around about, I'd say about 45% of the folks were for Scrubbing Bubbles, about 45% were for Disney World, so we're pretty evenly split among those two. So we're not really sure of the answer. But second, if we did have to guess, so how many people guessed Disney World? That is a really good guess. It's wrong, but good guess. Scrubbing Bubbles, also an excellent guess, also wrong. So the gentleman over here was nice enough to stick his neck out for me, I appreciate it, is actually right. Cheerios gets more word of mouth than Disney World and Scrubbing Bubbles. And this is just one example, but I think it points to a broader question, which is why do some products and ideas get talked about more than others? Right, you've probably heard that word of mouth is really important. As we'll talk about in the next couple minutes, it's more important than advertising. But to make it work, we have to understand why people talk about some things rather than others. If we want people to talk about our product or idea, we have to understand the science or the psychology behind social transmission. And so that's what I'm going to talk about today. My name is Jonah Berger. I'm a professor at the Wharton School. I have this book called Contagious, which is coming out tomorrow. I've heard that they've been nice enough to get some of them for you guys at a reduced cost, but they're actually unfortunately not here today. So if you're interested, they'll be here tomorrow, apparently, or you can get it on Amazon or anywhere else you want. It'll be in stores tomorrow. I'm excited to actually physically see it in a store. So tomorrow will be an exciting day. Also, everything I'm going to talk about today is research-based. It would be great to be a social media guru. I think it's a really fun job. Apparently, all you have to do is make guesses about what's true. You don't have to back it up with data, and you just get to write about it. And that sounds fantastic, but that's actually not my job. Wharton would not pay me if I did that. So all of this is based on academic research that we and others have done in the past decade or so. It's all up on my website. If you're interested, please go check it out. And that'll sort of fill in a lot of the gaps from what I'm going to talk about today. So just to start us out with that idea that word of mouth is important, McKinsey, none other than McKinsey, because people believe what McKinsey says, has said that word of mouth generates more than twice the sales of paid advertising in categories as diverse as skincare and mobile phones. And this probably doesn't come as a big surprise to folks in the audience, but a lot of research in the past decade or so has shown that word of mouth has a big causal impact on sales. Everything you can imagine, from online book reviews, so a 5-star review increases the number of books sold by about 20, to offline word of mouth for restaurants and a whole host of other products. Why do you think that word of mouth is so much more effective than advertising? If you had to guess. Yeah. Okay. So we don't really believe advertising,
right? Advertisers say, hey, 9 out of 10 dentists love this toothpaste. You say, hold on, really? 9 out of 10 dentists? I don't know about that. You never see an ad that says 1 out of 10 dentists like this toothpaste, right? So you don't trust ads, but you trust your friends. Your friends usually have your best interests at heart. They're going to help you. That's good. That's one reason. The other reason is word of mouth is much more targeted, right? And now with digital ad targeting, a lot of the good work that Google's doing, it's easier to target people, but it's still really hard to be exactly sure what someone is interested in and when they might be interested in that thing, right? So if you sell skis, for example, well, maybe you say, okay, I'm going to buy some words related to skis on keywords, right? Well, that'll get you sort of close, but it may not be still people who are looking to buy skis. Maybe you get buy skis, and that's even closer, or you advertise in a ski magazine, but a whole bunch of people reading that magazine may not actually be in the market for skis at the moment. So what word of mouth does is it's really, really targeted, right? So if you're not, you don't have a baby, no one's going to tell you about baby products. If you don't like spicy food, no one's going to talk to you about a restaurant that has really great spicy food, right? Word of mouth is like a searchlight that lurks through your social network to find the person that might be most interested in a particular product or idea. So a really nice example of this that happened to me a couple of years ago, publishers often send academics books in the mail. They're hoping that we'll read those books and assign them to our classes. And so I got a book in the mail from a publisher, but they didn't actually send one, they actually sent two books, two copies of the same book. Now, let me tell you, the second copy is not any better than the first. It's the exact same book. So why would they do that? Well, they sent that second book, and they said, Professor Berger, we think you'll like this book. And if you do, please share it with a friend of yours who might like it as well. And so that's this old sociological idea of homophily. We tend to be friends with people that are similar to us. If you like football, you tend to have friends who like football. If you like opera, you tend to have friends that like opera. And so if you like something, you probably know other people that would like that thing as well. And that's the targeting benefit of social, of word of mouth and social media more generally, finding people that are going to be interested in it who can help you find other people that are interested in it. That's why the referral benefits are so useful. The customer lifetime value of customers referred through social networks is much higher than traditional customers because it helps people find the people that will be most interested. Okay, great. So we like word of mouth. Let's jump on the bandwagon. How do we get it? And indeed, there's been a lot of interest lately in social media channels. If you had to guess, though, how much word of mouth do you think is over social media? So it's over things like Facebook, like Twitter, online reviews. What percent of word of mouth is online compared to offline being face-to-face? 20? 20? 25? 5? We'll do 40? I feel like an auctioneer up here. 10? Do I hear 20, 25, 30, 30? It's actually 7. So not 70, not 17, 7. So the 5 was pretty close. And if we think about why that is, though, right, we can think about why we think there's so much online word of mouth. Hardly a day goes by where we see an article. Right? We don't see an article about it in the paper. Oh, Facebook is doing this. Twitter's doing this. Google Plus is doing this. There's some new site we need to pay attention to. And further, there's a record of all the things we share online, right? We can go back and look at those things we shared. But if you think about what you did in the 5 or 10 minutes before you were waiting for me to talk, or even when you were out in the hallway, you were probably talking to someone else, and you were probably talking face-to-face. Right? You don't sit in a meeting and tweet back and forth to one another. You have a face-to-face conversation. And so much more word of mouth is actually offline. And I think the second problem with focusing so much on these is we think about the technology rather than the psychology. So everyone probably remembers MySpace. A few years ago, right, you could have decided you're going to be a MySpace expert. You're going to put all your eggs in the basket of MySpace, understand how it works. That's great. And now, how useful would that expertise be? Not really, right? We've moved on to something else. And so Facebook is here in 10 years, maybe, maybe not. Twitter is here in 10 years, maybe, maybe not. A couple years ago, it was Foursquare was the new hot thing. Now everyone's talking about Pinterest. Technologies will come and go. Why people share things will pretty much stay the same, right? The same psychological drivers of sharing. And so we need to understand why people talk and share, and that brings me to this picture. This is a cat playing a turntable. It's not actually a turntable. It's a sort of cat scratching post. But anyone have any idea why I have this in my talk? Why a talk on virality has to have a picture of cats in it? What? Yeah, so there's a theory out there that people share things because they have pictures of cats in them. So if you go on the web, one of the most prevalent theories, oh, why do things go viral? Because of cats. Right? So this cat picture is fantastic. It's got to go viral because it has cats in it. Now, obviously, that logic is flawed. It's flawed for a couple reasons. First, it's like noticing that Bill Gates, Bill Clinton, and Bill Cosby are all famous. Right? And so you decide to name your child Bill because, well, getting a named Bill must be the route to fame and fortune. Certainly, there are some cat videos that are great, right? That are very viral that people share.
But that doesn't explain why some are shared and others aren't. And it doesn't tell us anything about non-cat videos, right? Most of the things that shared on the web. So I'm actually going to put an X, unfortunately, through this cute picture of a cat playing on a turntable. And instead, I'm going to put this up. And this is supposed to be science. I couldn't find a better image for science. But this is what I would call science, right? So we've studied things like why New York Times articles go viral. We've gotten all the articles released by the New York Times over a six-month period, over 7,000 articles, to look at why certain articles make the most emailed list and why others don't. We've analyzed over 500 products and brands to look at why certain products get more word of mouth than others. We've looked at YouTube videos, a whole host of different types of content. And based on these insights, we've seen again and again that certain principles drive people to talk and share. Unfortunately, it's not cats, but these principles can help us explain why cats and a broad variety of things are talked about and shared. And so what I'm going to do today is share a little bit of the insights from the book. The book has a framework in it, and what it is essentially is a recipe for engineering content to make it more viral or talkable. And people at this point usually say, well, hold on, can you guarantee that something will go viral? We can't guarantee that something will go viral. I can't guarantee that by reading this book, you will be the next Gangnam Style with a billion views. Right? That's what everyone wants to know. But what I can guarantee is more people will talk about and share your idea. A useful analogy here is sort of like a batting average. Right? Can you guarantee you're going to hit a home run every time? No. But to the degree you can improve your batting average, you're increasing the chance that you get a hit each time. That's what these principles can do. They can increase the chance that people talk about and share your ideas. From 9 people to 10 people, from, if you think about a virality coefficient, right, the viral coefficient, getting that number up above 1. And so what I'm going to talk about is how to craft contagious content. By content, I both mean the messages we wrap around our products, but also how we build the products themselves for viral growth. Right, thinking how to make the products more talkable and shareable, and how we design both websites as well as the product themselves to be something people will pass on. By contagious, I mean that old idea of spreading from person to person, just like a virus might. But the first idea here is actually the most important one, the first word, and that is the word craft. So you might think that you can only do this for certain types of products. So someone this weekend shared Google Glass with me. Glass. Really cool product. Right? That is a naturally remarkable product that people are going to talk about because it has some of these characteristics naturally. But you might say, hold on, I'm working on a product that's not that exciting. So I do exec ed sessions sometimes where someone will say, I sell cement. Right? Okay, how can I make people talk about and share cement? And what I'm going to talk about is how these same ideas can be used to sell cement, toilet paper, network software, whatever you want. Pick your most boring product. By following these principles, you can craft that product or that idea to make it more talkable or shareable. And finally, the last thing I want to say here is quite important. We're going to focus in our next few minutes that we have left on the message, not the messenger. So how many of you have heard of the idea of influentials, or opinion leaders, or mavens, connectors, salesmen, those sorts of ideas? So that's a really compelling idea. So about a decade ago, Malcolm Gladwell came out with a famous book called The Tipping Point. Great book, extremely well written. But about half of what is in that book is wrong. And many in the audience probably have realized that already. My job as an academic is to figure out what's right there and what's wrong. And we focus so much on special people, the messenger of our ideas. We said, oh, if we can just find those hipsters in the East Village and get them our product, well, we're done. Right? Then it's going to catch on. But by focusing so much on the messenger, we've ignored something else that's really, really important. And that is the message. Lots of people don't have millions of friends or millions of followers, yet they talk about and share things all the time. And so we need to understand the psychology of talking and sharing to make people share our stuff, whether they have 10 friends or 10,000, whether they're really persuasive or not persuasive at all. It's sort of like thinking about the difference between jokes and joke tellers. So we probably all have a friend who's a really good joke teller. When they tell a joke at the party, everybody laughs. But there are certain jokes that are funny regardless of who tells them. And that's the difference between the message and the messenger, how we can create content that people are going to share regardless of who's doing the sharing. Okay, so there are 6 key steps in the book. Each of these is a research-based principle. Talk about that recipe, one of the ingredients in the recipe for talking and sharing. I don't have time today to talk about all of them, but I'll pick maybe 1 or 2, depending on how much time we have, and see how many we get through. I'll pick a fun one that relates to you guys, I think. So I think I'll talk about triggers, but I'll give you a sense of what the others are, and if you're interested, there's a whole fantastic book out there that you can read to find out about the rest of them. Okay. So I won't talk about social currency. I will talk about triggers, and maybe I'll talk about stories, depending on if there's time. How many of you guys know about Please Don't Tell, by the way? A couple people. Okay, this is a great, if you don't know about Please Don't Tell, ask someone who raised their hand. It's a great example of this principle called social currency. I talk about it in the book, but basically people talk about and share things to make them look good.
I'll tell you, you know what? I'll tell you the please don't tell story. Okay, because it's a good one, and it's a New York one. So imagine you're down in the village one weekend. Maybe it's this weekend. It's Saturday afternoon. You're looking for something to eat. You're hungry. You're hanging out with your friends. When you notice a hot dog restaurant. It seems pretty cool. You like hot dogs. You walk downstairs inside to this place called Criff Dogs. Delicious hot dog restaurant, gingham tablecloths, huge menu in the back to die for. It's got a breakfast hot dog with eggs, bacon, and cheese. Another hot dog with green onions and pineapple on top, sort of interesting flavors. And the traditional New York water dog with ketchup and mustard. So you're sitting there, you're enjoying your hot dog, you finish it, when you notice over in the corner here is what looks like a phone booth. Sort of what Clark Kent would change into to turn into Superman. You say, I've never been in a phone booth in a long time. They're sort of endangered species nowadays. Let me go check it out. So you walk over, you slide open the doors, and you walk inside this phone booth. It's a little cramped, right? Tight space. But you notice on the wall is a phone. And it's not a recent, like, sort of a payphone looking thing. It's a rotary dial phone. One of the ones you have to stick your finger in, dial around in a circle. Just for kicks, hold the phone to your ear and dial the number 2. And someone will pick up the other line. And they will ask you whether you have a reservation. Reservation? I'm in a phone booth inside of a hot dog restaurant. What would I have a reservation for? But if you're lucky, and they have space, the back of this will open, and you'll be led into a secret bar called Please Don't Tell. Now, for those who've heard of Please Don't Tell, it's a fun experience. I've been there a couple times myself. But they violated a lot of traditional laws of marketing, right? There's no sign on the street. There's no sign in the restaurant. They've made it really hard to get into. Yet they've never advertised, and if you've ever tried to call there, you know it's really hard to get a reservation. Phones open at 3 p.m. for that day. By 3:30, they're all gone. People hit redial again and again to try to get through. Really hard to get through, so many people calling. So what did they do to make them successful? Well, if you notice, they did something really cute. They made themselves a secret. And if you think about secrets, right, someone tells you a secret, what's the first thing you do with that information? Tell everyone else, right? They tell you not to tell. And what do? You turn around and you tell someone else. Because the fact that it seems like a secret makes that information seem better, and it makes you look really good by sharing it, right? You go to that cool bar, you tell someone else about it, you look like you're an insider. You look like you're in the know. And that's this idea of social currency. Just like the car we drive and the clothes we wear, the things we say affect how other people see us. And so we talk about and share things that give us status by association. Things like cool bars, but also cool information or restaurants that make us look smart and in the know. I won't share this. I'll skip this. I was going to show you guys. Have you seen Will It Blend? Yeah, people have seen Will It Blend. Okay, I'll skip that one then because that's sort of fun. We'll talk about triggers, though, and then I'll open it up to questions. The triggers is, I think, social currency, a little pretty intuitive concept. Triggers a little bit more counterintuitive. Everyone knows Rebecca Black, yes? Okay, so many people have argued that this is the worst song ever. I will pay you, in case you haven't heard of it before, I'll play you about 10 seconds of it. I think it's about what everybody can stand. Okay. Good. So we've all heard this song before. People have argued that this is the worst song ever, which in itself is a bit of an accomplishment. If you could truly make the worst song ever, that would be quite impressive. So one question, though, is if this song is so bad, why did so many people watch it? Right? This song was one of the most viral videos of 2011, over 300 million views at this point. Why? And I was actually giving a talk to a bunch of Google executives a couple years ago when one of your colleagues raised their hand and said, hey, Professor Berger, your framework is great, but if it can't explain Rebecca Black, it's not really worth it. Right? If you can't explain this, come on, what are you doing? And then someone from YouTube said, hold on, I think your framework can't explain Rebecca Black. So they showed me this nice data, and this is searches for Rebecca Black over time. What you notice is it goes up, big spike, sort of then tails off, less interest, and it goes up again. Down, up again. There's a spike. You probably can't see it, but it's a spike every 7 days. Every 7 days is a spike in attention. Now, this song is equally bad every day of the week. I checked. I've listened to it on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, and Friday. Equally bad. Yet Friday is an environmental reminder to think about that song and to share it with others. And that's what I'll call a trigger. Right? It's a cue, a stimulus environment that triggers us to think about something else. And the idea here is if something is top of mind, like Friday makes us think about Rebecca Black's song,
it's going to be tip of tongue. Not only are you going to be more likely to watch that song or purchase a product if it is a product, but we're going to be more likely to share it with others because it's top of mind. So usage is one thing that makes a product or idea top of mind. By top of mind, I basically mean, what are you thinking about? So right now, you're probably thinking about, hopefully, the talk, what you just had for lunch, what you're doing afterwards. You're probably not really thinking about what you're going to do for summer vacation or what you're going to do for the holidays. Those things are lower down on your list. But using a product is one thing that can make it top of mind. So this is Twitter traffic for Cheerios by time of day. And not rocket science. What you see is not much around midnight, 2 a.m., 4 a.m. 6 a.m., it starts going up. Around 8 a.m., lots of people are talking about Cheerios. Then it goes down again throughout the day. And what that's saying is people eat Cheerios in the morning. It's making that product top of mind. It's making them more likely to talk about it and share it. Notice what happens on the weekend? Shifts a little bit to the right because we all wake up later, right? And that's, so we actually analyzed both data from Cheerios as well as Walt Disney World. That's the problem with Disney World. How many people have been to Disney this year? Couple. That's the exact problem. We don't go very often, and there's nothing in the environment to remind us that the product exists. So when people come back, they talk about it a lot, but they don't keep talking about it because there's no trigger to remind them of the product. Cheerios is really boring, extremely boring. But we eat breakfast, last time I checked, at least once a day. Right? Some of us, we really like cereal, maybe even twice. And if you don't eat Cheerios, you wheel your cart through the grocery aisle and see that box once or twice a week, right? And because you're seeing it, it's more top of mind. And you might say, well, hold on, is usage the only thing that makes a top product top of mind? So do related cues. So if I said peanut butter and jelly, right? Or if I said rum and Coke, notice that the word jelly and the word Coke aren't up there. But the word peanut butter is like a little advertisement for jelly. Right? If someone says cat, you think of dog. If someone says peanut butter, you think of jelly. It triggers related ideas in our mind because those things are connected. Michelob used this idea a couple years ago with their slogan, "Weekends are made for Michelob." Their idea was, hey, we're going to link the product to a time, the weekend, so when the weekend rolls around, people hopefully think about consuming the product. Right? Every time the weekend rolls around and I want a beer, I'm going to think about Michelob. Corona's tried to do the same thing with the beach. When you're on a beach vacation, it's really hard not to think about ordering Corona. You have to sort of stop yourself and say, hold on, I should order something else. Because they've done a really good job of owning the beach. Beer on the beach, you think about Corona. Weekends in the beach, hopefully you think about Michelob. So in terms of applying this concept, you need to consider the context. You need to think about the cues or triggers that are around your consumers that they might come around. So one of my favorite examples of this comes with cats. So if you have a cat and your cat is hungry, what's your cat going to say? Meow, which is why Meowmix is a great name for a cat food. Right? Every time your cat goes meow, you're more likely to think about that thing. But you need to think about your specific customers, your consumers, right? So there's a restaurant in Philadelphia called Barclay Prime that has a $100 cheesesteak. $100 cheesesteak, right? It has Kobe beef, it has lobster, it has truffles, comes with a little bottle of champagne. Basically the most opulent thing you can think of. Okay, hugely expensive. I had never had it myself. Fast Company did a piece on me in the book. The writer took me out to dinner. She asked where I'd like to go. I said, let's go to Barclay Prime and have the $100 cheesesteak on Fast Company. So she was nice enough to take me there. But if you think about it, right, why is a $100 cheesesteak good for Philly in terms of triggers? Because Philly has a lot of cheesesteaks. So every time you think of a cheesesteak, you might think about this remarkable cheesesteak. Whereas a $100 cheesesteak's not so good for a restaurant in New York. Because you don't think about cheesesteaks very often here. And so depending on what environment you live in, what you see, what you hear, what you smell is different. Women may have certain cues that men don't have. Older people may have certain cues that young people don't have. Think about the environment that people live in is important to think about the right triggers to link our product to. And then the second thing is just growing your habitat. So just like animals have a habitat, a set of things in the environment they need to survive, so deer have, they need water and certain things to eat, ideas have a habitat. A set of cues or triggers that make people think about them. And so KitKat did a really good job of growing their habitat. So you might say, KitKat, I really like those. But they were having a problem a few years ago where no one would think about the product. Everyone loved it, but they'd never think about eating it. And so they did a really simple campaign, KitKat and coffee. Think about having coffee, have a KitKat. Every time you take a coffee break, have a KitKat. They're linking those two things together. Why is coffee a really good trigger for KitKat? People have it often. It's really, really prevalent, really frequent. You have coffee multiple times a day, it's a good time to think about a KitKat. Right? It's like, so the Michelob slogan was actually originally, that when weekends are made for Michelob, was originally holidays are made for Michelob. Same issue if you think about it, right? Holidays don't come up as frequently. It's like a Rebecca Black song was Leap Day.
Right? Leap day, leap day, something, something, leap day. Equally catchy or not catchy. My karaoke voice is not good, as you can tell. But much less frequently triggered by the environment. And because of that, it's not going to come up as often. There was a song around Thanksgiving that some girl had. I don't know if you saw it. She was singing into a turkey leg. Similar sort of song. The traffic before Thanksgiving was great. Since Thanksgiving, basically nothing. Because there's no trigger in the environment to make them think about it. Yeah? So is something like coffee could get that effect just by virtue of being called coffee? You're saying why is that a good trigger to link it to? To link the two together, Kit Kats and coffee. Yeah, so Rebecca Black got it for free, right? Rebecca Black got it for free because she called her song Friday, right? That didn't cost her any money. She just designed a song around the cue in the environment. Same thing with Barclay Prime, right? Barclay Prime took advantage of the environment with the $100 cheesesteak. They didn't have to link, it was already the $100 cheesesteak. Now people think about other cheesesteaks, they think about that one. You're right here that Kit Kat had to spend some money to link those things. And so you can either design your product to take advantage of existing triggers, or you can, through advertising or other methods, repeatedly link two things together. I won't go through the rest of the framework because I know we're short on time. I'll just mention that the book talks about things like emotion. So when we care, we share. It's actually not true that all emotions increase sharing. Some emotions increase it, and some actually decrease it. So if you're interested, the book talks about that. I won't show you the good Google example with, you guys did a really nice piece with one of your ads, public. It's basically the idea of when we see something, we're more likely to imitate it, right? We can't imitate something we can't see. So I see a lot of people around here using Apple computers. Originally, the logo was the other way. It actually faced upside down when it showed other people because it was meant to be the North Star, right? When you open up your computer from your bag, you need to figure out which way the logo is facing to figure out how to take it out facing you, right? So they used to have it. If the logo is facing you, the user, it's easy to see, right? It's like a compass, really easy to orient. But they actually flipped the logo, make it harder for the user to figure out which side is up to make it easier for other people to see. Because we like to imitate others, we often imitate others, but we can't imitate them if we can't see them. So we talk a lot about making things public and different ways to do that. Practical value is just news you can use, basically useful information. And finally, stories builds on this idea of a Trojan horse. Basically, almost all stories are Trojan horses. They carry information, brands, benefits inside. Right, so if you've ever seen that famous Will It Blend ad, that's a great Trojan horse. People don't share that because they want to advertise Will It Blend. They share it because the content is really great, but Will It Blend comes along for the ride. It's hidden inside that broader message. Right, people are sharing the good story, but Will It Blend comes along and gets benefit from that particular story. So I will wrap up here, and I'll take questions. I won't show you. Has anyone seen Panda Cheese, by the way? You have? Okay. Talk to her if you haven't seen Panda Cheese, or talk to me after. It's one. You know what? I'll show you Panda Cheese. There's time for Panda Cheese, right? Yeah. Okay. Really great example. Here's another great example of a Trojan horse, right? A story or a message that's not a direct advertisement. It is an ad, but it does a really good job of carrying the brand for the ride. Would you like some Panda Cheese? No, thanks. I'm not hungry. Never say no to Panda. I'm going to show you a couple of these because they get better. Good morning. Good morning. I got you Panda Cheese for breakfast. No, thanks. I don't feel well. Never say no to Panda. Here's the best one. Dad, why don't we get some Panda Cheese? Enough, that's too much already. Never say no to Panda. And
And last but not least, Dad, why don't we get some panda? Get one. Get one more. Okay. So I always close with this ad for two reasons. One, it's really remarkable, it's really funny, and humor is one thing that drives sharing. But this ad would be equally funny if it had a pit guy in a giraffe suit or an alligator suit or sort of brand like Joe's Used Cars. People in suits kicking stuff, jumping on groceries, and pulling the plug on patients in the hospital, all funny. Why this is a great example is because you can't tell this story without talking about a panda. I challenge you to tell someone else about this ad without talking about Panda, which is the brand they want you to remember, right? They figured out how to make it an integral detail to the story. This ad is a Trojan horse. It's not just funny, right? There's a cute exterior, candy shell, but along the way, the brand comes for the ride. And so it's not just about doing things that are crazy. It's about figuring out a way to build messages that people want to share, but your idea comes along. Okay, so just to summarize, and then I'll take questions, word of mouth increases sales. But to make it work for you, you need to understand what makes things talkable or shareable. Why we talk about some things rather than others. And so very briefly, we found six key principles that drive people to talk and share. There's social currency, that idea of status by association. We talk about things that make us look like insiders, that make us look good or smart rather than bad or dumb. Triggers or cues in the environment, right? Rebecca Black, not rocket science, but viewed more on Friday because that's a trigger to make it top of mind and make people more likely to think about it and share it. Emotion, when we care, we share, but some emotions we share more than others. Public, again, that idea of being publicly visible increases imitation. Apple did a great job of that, making their headphones white, right? Now you can look at how many people have white headphones and use that as a signal of quality for whether or not I should buy that product. Practical value, news you can use. And finally, stories, building a Trojan horse or a vessel that carries your information. Thank you guys very much. I want to make sure to stay within my time, but I'm happy to take any and all questions now. Yeah. Allora, mi fermo qui, ma volevo chiedervi se conoscete Willett Bland, a cui lui fa riferimento più di una volta. Allora vi faccio vedere anche uno spot, una serie, una vera e propria serie. Will it blend? That is the question. Ovviamente il prodotto è un frullatore con il quale in questa serie frullano di tutto. The iPhone X is the most advanced and feature-rich iPhone ever. It has an edge-to-edge screen, facial recognition, and a talking poo emoji. It may be the smartest smartphone ever made, but the question is, will it blend? Tom, please, don't blend her. Who said that? It's me, down here. Don't blend her, we are in love. Who? It's true, we fell in love and want to spend our life cycles together. Friends, I can't do this. This is the first time two pieces of technology have been in love. This is a historic event. Who are you? I'm you, Tom, from the future. What's the future like, future Tom? The future is terrible. Computers have taken over. The devices spawned from those electronic works of art have destroyed the world as we know it. You mean like Skynet? Exactly. I've been sent back to stop this from happening. I need your help, Tom. Tom, don't do it. We would never hurt you. Tom, you can trust us. I think I'll press the John Connor button. You mean the John Connor button. Exactly.
soulmate smoke. Don't breathe this. Nice work, Tom. You saved us. Smells like freedom. Hey friends, hit that subscribe button for more Will It Blend videos coming soon. Keep your eye out for more videos on this channel. We know you will enjoy them. You don't want to know about the soup we have in the future. Ecco, appunto, questa è una vera e propria serie. E ci sono tantissimi, tantissimi video dove viene frullata qualsiasi cosa, appunto, spesso poi anche pezzi di tecnologia, iPad, eccetera, che in un certo senso funziona anche da operazione di co-marketing, perché qui si dice chiaramente che tipo di prodotto è, lo si mostra e quindi i due prodotti possono essere associati. Il prodotto che si promuove è un frullatore, ma l'effetto è, come dire, quello di rendere questo messaggio che semplicemente fa quello che farebbe una pubblicità qualsiasi di un frullatore, ti dice che il frullatore frulla molto bene e che frulla qualsiasi cosa. Te lo dice in un modo tale da renderlo facilmente condivisibile e virale. Ci sono quegli elementi di cui parlava Joanna Berger nel suo video. C'è una storia, c'è qualche cosa che viene raccontata, ci sono degli elementi che fungono da elementi scatenanti, da grilletto in qualche modo, e ci sono una serie di anche di emozioni, in questo caso quella del divertimento, che è piacevole condividere. Allora facciamo 5 minuti di pausa, poi parliamo di guerriglia marketing.
Vi risulta la presenza? Che l'ho preso già un po' di volte, ma ci vuole sempre qualche tentativo, non ne basta uno. Ricordatevi di segnalarmi se alla fine non siete segnati presenti. Allora, tra queste tecniche appunto di marketing non convenzionale, come le abbiamo definite, c'è anche quella del guerriglia marketing. Come dicevo, sono molto spesso queste azioni si intrecciano l'una con l'altra e quindi non sono etichette così facili da appiccicare, nel senso che quando si fa, diciamo, un'operazione di marketing non convenzionale, il virale si intreccia con il word of mouth, perché sono strettamente collegati. Il guerriglia ha degli elementi che spesso ritroviamo in tante operazioni, soprattutto nel momento in cui si lancia qualche cosa che cerca di ottenere una visibilità in tempi rapidi e con pochi investimenti. Il guerriglia spesso si fa con investimenti economici molto contenuti, bassi costi e cercando di non farsi riconoscere, quindi con armi non convenzionali, diciamo. È un insieme di tecniche che ha come obiettivo quello di generare molta visibilità in poco tempo, con pochi investimenti, quindi non ricorrendo in genere ai media tradizionali, ma facendo sì che l'azione che abbiamo intrapreso sia ripresa dai media tradizionali, ed è attraverso di quelli che otteniamo questo tipo di visibilità. Poi vi faccio vedere qualche esempio. Quindi è qualche cosa che punta a un investimento abbastanza contenuto in termini economici, e non ha certamente i costi dello spot pubblicitario durante il Super Bowl americano, ma genera curiosità, colpisce in un momento appunto in cui non si hanno le barriere alzate nei confronti dell'advertising e costruisce curiosità, un po', diciamo, riprendendo molti degli aspetti che abbiamo già visto anche per il viral. Quindi sostanzialmente sono tutte tecniche che funzionano anche in modo abbastanza integrato. A volte capita che parlando con gli studenti e analizzando dei casi si dica ma è viral o è guerriglia o è, non lo so, tribal. In realtà queste cose convivono, sono tutti elementi, diciamo, che tendono a creare attenzione, stupore, a stupire fondamentalmente il destinatario, a lavorare sui target, a lavorare sugli influencer e sui talkers, a costruire concetti e topics che siano appunto portatili e quindi in qualche modo siano condivisibili, a costruire condivisione e attenzione. Il guerriglia advertising è una forma di pubblicità che appunto esce dal recinto dei media tradizionali, spesso è una forma di marketing ambient, quindi quello che succede nel guerriglia è che le operazioni che vengono intraprese hanno luogo all'interno di spazi urbani, per esempio, e quindi penetrino il cuore della città, arrivano in modo molto diretto, molto provocatorio alle persone che incappano in questo tipo di campagna. L'obiettivo è appunto quello di raggiungere il consumatore in momenti della giornata e in luoghi in cui non è attiva la sua coscienza contro l'advertising, diciamo, e quindi quando le sue difese sono più basse. Si vuole incuriosire, si vuole intrigare, si vuole coinvolgere, ma a volte si vuole anche fare riflettere. Ci sono tantissimi esempi che potete andare a pescare, qui ve ne faccio vedere alcuni. Forse. Ecco qua. Allora, questo è un ascensore.
Quando si aprono le porte si vede il logo di Superman. Quindi, come vedete, sono cose che costano anche poco, insomma, non è che prevedono chissà quali esborsi, ma sono molto efficaci perché comunque sono molto visibili e sono molto condivisibili, perché questa immagine è un'immagine che ovviamente potremmo condividere in maniera molto semplice, molto immediata. Quindi spesso vanno a giocare sugli spazi urbani. Qui vedete uno di quei prodotti per sbianchettare i compiti in classe, panchine, KitKat. Questo è IKEA, ovviamente si riconosce il tavolino che penso sia più o meno in tutte le case. Fermate degli autobus allestita in stile Coca-Cola, o invece in questo caso è un brand di hamburger che simula un forno. Queste app, il film Disney con i palloncini, trasporto pubblico sui mezzi urbani, questa è una forma che ogni tanto si incontra, anche qui sempre sul trasporto pubblico, l'orologio per darvi un'idea di come vi sta. Qui c'è una spiaggia sulla metropolitana. Questo è una galleria trasformata in un tubo di aspirapolvere. Ecco, queste sono alcune forme, ovviamente, molto radicate nell'ambito urbano. Quindi nello spazio urbano, dove un elemento che normalmente noi conosciamo, un portabiciclette, una panchina, un autobus, viene trasformato e reso qualcosa di diverso, associato ovviamente a un prodotto, a un marchio, a un brand. E questo è una cosa che su cui ci potremmo trovare facilmente, no? Girando per le città, potremmo incappare molto facilmente in questo tipo di immagine, e questo crea stupore, curiosità, è qualche cosa di originale, qualche cosa che si ricorda e che ci colpisce in un momento in cui non pensiamo che sedendoci su una panchina siamo oggetto di destinatari di un messaggio pubblicitario, ok? No, dall'inizio cosa ho fatto? Quindi in questo, siccome siamo, abbiamo detto più volte, molto poco ricettivi davanti al messaggio pubblicitario tradizionale, questo strumento cerca di divertirci, di coinvolgerci, di non farci pensare al fatto che si tratta di una pubblicità, di un modo per promuovere un prodotto o un servizio. A volte però fa anche, diciamo, si struttura in varie fasi. L'obiettivo finale è quello di far parlare di sé, quindi più si è originali e più questo funziona. Budget piccoli, avete visto che cosa vi ho mostrato, cioè vi ho mostrato cose molto semplici da fare, bastano pochi soldi per dipingere delle strisce sulla strada o per allestire una panchina. Con un'idea forte, e quindi in questo caso diciamo c'è la necessità di trovare un'idea creativa che sia efficace, e quindi tutto ruota intorno a questo aspetto. Ha delle fasi, prima di tutto un teaser, che è qualcosa che inizia a dare concretezza all'idea e comincia ad alludere a qualcosa che potrebbe succedere, e però ancora non ci permette di fare un collegamento vero e proprio. Adesso poi vi faccio vedere degli esempi. Gli esempi che vi ho mostrato, che appunto sono esempi di marketing sull'ambiente, sul territorio, sono più immediati e non hanno necessità di essere sviluppati in più fasi. Ci sono invece esempi più articolati dove le fasi sono diversificate. C'è una prima fase di teaser in cui io, consumatore, io spettatore, entro in contatto
contatto con una situazione che mi sembra anomala, curiosa, originale, non capisco che cosa sta succedendo. Mi colpisce, mi stimola la curiosità e questa è una fase di teaser. Se il teaser, se il teaser è efficace, quello che si ottiene è un effetto virale. La cosa che io ho visto comincia a passare di bocca in bocca perché ho visto qualcosa di talmente strano, io e quelli che come me si sono trovati in quella situazione, da far sì che si scateni una propagazione virale. Internet ovviamente si presta molto bene, si può incoraggiare questo effetto virale, quindi si può lavorare per stimolare via mail, nei forum o nelle community l'interesse per il teaser, quindi da un lato punto su quella voglia di condivisione di cui abbiamo tanto parlato, dall'altro però cerco di fare in modo che questa condivisione sia stimolata e vado a sollecitare l'attenzione nei confronti di questa azione che chiamiamo di teaser, quindi una prima fase della campagna di guerriglia marketing. Ottenuta questa diffusione, la campagna si svela e quindi si racconta quello che sta succedendo in maniera più chiara, si svela il mistero in pochi giorni o in poche settimane, perché altrimenti il rischio è perdere interesse nel teaser e quindi non essere più in grado di associare a quell'evento magari un po' straordinario di cui siamo stati spettatori il brand o il prodotto che si sta pubblicizzando. Quindi c'è una seconda fase in cui va svelato questo collegamento e va spiegato il significato del primo lancio. L'effetto virale poi si placa, ma non sempre smette. Allora vi faccio vedere un esempio. Questo è un esempio, un po' un caso di scuola, diciamo. È una cosa che è stata... Porca miseria. Scusate, che ho messo, ho impostato male. Ecco. Allora, questa è una campagna che è stata realizzata ormai diversi anni fa da una agenzia di marketing che non esiste più con questo nome, si chiamava guerrigliamarketing.it ed era un'agenzia fondata da questo signore che si chiama Andrea Natella, che era stato membro di un collettivo bolognese che si chiama Luther Blisset, non so se ne avete sentito parlare, che poi si è trasformato nei Vooming, quindi magari sono nomi noti. E allora Andrea aveva fatto una cosa molto interessante, lo invitai anni fa a raccontare questa campagna e altre cose che aveva fatto. Aveva fatto questa cosa per il comune di Riccione. Allora, il comune di Riccione, che incidentalmente è anche il posto da cui io vengo, aveva quell'anno uno slogan e un'immagine che era vacanze a UFO 2001, la flotta di dischi volanti che raggiungeva l'Emilia Romagna e raggiungeva Riccione. Era una campagna sviluppata sui mezzi tradizionali, no? Quindi quotidiani, cartelloni, radio, eccetera. Hanno voluto fare qualche cosa di più. E per fare qualche cosa di più hanno chiesto a questa agenzia di, siccome qui ci sono i dischi volanti, no? Quindi tutti arrivano a Riccione dicendo casa, hanno ideato, la proposta di Andrea Natella è stata quella di mettere in scena un falso atterraggio UFO e quindi di cercare di ottenere visibilità sulla stampa e sui media tradizionali, soprattutto sulla stampa nazionale ma anche su quella locale, rafforzando anche questa idea di un comune, di un'istituzione comunale desiderosa di mostrarsi come propensa all'innovazione, desiderosa di innovare. Allora, questa campagna si è sviluppata su diverse fasi. E qui è tutto ricostruito in maniera molto chiara. Prima fase è quella di lasciare tracce e quindi il teaser. La notte tra il 25 e il 26 luglio sono andati un gruppo di persone camuffate a disegnare delle tracce, tipo le cerchi nel grano, insomma tracce UFO, nel parcheggio dell'Acqua Fan di Riccione, che è ovviamente una delle mete del turismo estivo. Allora hanno tracciato questi disegni, ispirandosi ovviamente a tutte le varie teorie sugli UFO, e hanno cercato insomma di cominciare a
creare attenzione. Il momento successivo è stato quello di lanciare l'allarme e quindi hanno utilizzato alcuni testimoni, persone che lavoravano nello staff dell'acqua, fanno il custode, che hanno cominciato a seminare attenzione intorno a questo evento, per cui il custode ha cominciato a dire: ma ci sono dei segni strani, cosa sta succedendo? L'ufficio stampa di Aquafan ha rilanciato la notizia. D'estate c'è Radio DJ, che è una radio nazionale che trasmette da Riccione e spesso da Aquafan, e quindi l'intervento dei carabinieri che hanno recintato la zona è stato un sigillo di ufficialità su cui raramente si può contare in operazioni di questo tipo. Terza fase, pilotare i media, e quindi la notizia arriva ovviamente alle redazioni dei giornali, e bisognava far sì che venisse raccontata nel modo giusto. Quindi tutto quello che loro speravano era che i giornali seguissero la pista degli UFO, perché poi si ricollegava appunto alla campagna tradizionale. Doveva rimanere un po' questa ipotesi della beffa, perché altrimenti si rischiava un effetto boomerang sul committente, qui è molto ben spiegato, e quindi sono stati allertati i centri ufologici, è stata data alla stampa un po' di materiale su cui lavorare, e quindi c'è stata una copertura da parte dei media tradizionali. Ultima fase, svelare la beffa, e quindi raccontare che cosa erano veramente questi segni. Ragioni ambientali hanno indotto il comune a svelare la beffa il giorno immediatamente successivo attraverso una conferenza stampa che, oltre a svelare la beffa, presentava l'iniziativa Riccione, ultimo pianeta prima della Terra. E qui la valutazione dei risultati dice che si sono stati raggiunti diversi media tradizionali, in particolare Lanci ANSA, servizi televisivi su studio aperto, quindi nazionale, e TG Regione, stampa, quotidiani, 2 su 3 dei quotidiani locali avevano questa notizia in prima pagina, sul terzo quotidiano locale Corriere di Rimini, c'erano servizi anche questi. Anche su questo, copertura completa da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, copertura significativa su stampa e media nazionali. Quindi, con una cosa molto piccola, tracciare dei segni con la vernice o con, non so, qui parla di una particolare miscela di acidi, però insomma con materiali poco costosi, sono riusciti a ottenere questi risultati. Qui però dov'è il valore? Il valore è nell'idea creativa, cioè nel collegare alla campagna, che era una campagna ufficiale, questo tipo di operazione, un'operazione che appunto spiazza, mette chi ne viene a conoscenza nella condizione di trovarsi a parlarne, a fare ipotesi, a chiedersi che cosa effettivamente stia succedendo, e a far sì che poi di questo evento si parlasse sui media tradizionali, che è un po' l'effetto che spesso queste campagne di guerriglia marketing vogliono ottenere. Quindi il caso di Riccione è un caso abbastanza interessante, su cui c'è la promozione, in questo caso turistica, per cui non è né un prodotto né un servizio, è veramente una campagna istituzionale da parte del comune legata a tutti i servizi turistici della zona, e che però fa sì che nella percezione del consumatore ci sia un associare, venga associato un valore positivo di innovazione. Il comune di Riccione innova facendo questo tipo di campagna. Andrea Natella è anche l'autore di una campagna di cui vi avevo accennato tempo fa, che è quella del film di Libero De Rienzo, Sangue. Avevo parlato di questo film in cui si erano inventati questa proposta assurda del door-to-door marketing, andare a suonare i campanelli delle persone dicendo: esce il film la tal data, andatelo a vedere. Questo ovviamente aveva avuto una copertura sui media tradizionali abbastanza importante, e aveva partecipato anche, insieme con un'agenzia bolognese che si chiama GICOM, alla campagna marketing per l'uscita della serie Romanzo Criminale per Sky. Non so se vi ricordate cosa è successo quando Sky ha mandato in onda Romanzo Criminale,
la serie, che è una delle prime serie prodotte da Sky, la cosa che loro avevano architettato era questa: avevano messo una serie di quattro busti nella zona dell'Eur a Roma, busti statue che raffiguravano i quattro personaggi protagonisti, e quindi apparentemente sembrava fosse un monumento ai criminali della banda della Magliana. In realtà raffiguravano i volti degli attori che interpretavano i diversi personaggi all'interno della serie. Questi busti sono stati posizionati con l'accordo del comune, cioè il comune di Roma era consapevole del fatto che si sarebbe occupato del suolo pubblico con il posizionamento di queste quattro statue, e che queste quattro statue sarebbero dovute rimanere posizionate per qualche giorno in una determinata zona per la quale era stato concesso l'occupazione del suolo pubblico. Il problema nasce nel momento in cui loro posizionano queste quattro statue nottetempo, quindi nessuno li vede farlo, loro si riprendono incappucciati, gridando i nomi dei personaggi, il freddo uno di noi, e poi se ne vanno. Il giorno dopo le persone cominciano a passare di lì, cominciano a collegare e immediatamente i media tradizionali iniziano a parlarne, facendo sì che la campagna finisca molto prima del previsto, perché il Comune di Roma chiede la rimozione di questi busti perché ci vede un valore ovviamente negativo, un inneggiare a dei criminali condannati. Allora, in questo caso che cosa succede? Succede che la campagna funziona molto bene, perché anche lì, con un'idea molto forte, con un costo di realizzazione bassissimo, riescono ad ottenere una copertura da parte dei media tradizionali molto significativa e a creare un buzz molto forte, perché di questa campagna si parla del fatto che sono apparsi a Roma quattro busti che inneggiano ai criminali, si parla del fatto che in realtà poi non sono i veri criminali ma sono gli attori protagonisti della serie, si parla della serie e si crea curiosità e attenzione nei confronti di un prodotto che tra l'altro è un prodotto di qualche anno fa ed è un prodotto per pochi inizialmente nella sua prima fase, perché ovviamente è solo un prodotto che è destinato inizialmente agli abbonati Sky, quindi coloro che non hanno un abbonamento Sky non possono vederlo, e quindi c'è un effetto virale che dopo un po' ovviamente si placa, ma funziona per far parlare del prodotto. Volevo farvi vedere alcuni altri esempi di guerriglia marketing. Hey you! Stop falling down the YouTube rabbit hole. Go to Wix.com and get your professional website. Questo è in Australia. Oh,
compagnia che cambia nome e fa questo progetto per attirare l'attenzione. Poi vi faccio vedere un altro paio di esempi. Questa è Nivea, Francia.
Ecco, non è che Coca-Cola sia un brand che ha bisogno di farsi pubblicità in modo originale, cioè è un brand talmente tanto conosciuto che l'utilizzo dell'originalità o di tecniche di guerriglia marketing non è certamente fatto per risparmiare sui costi dedicati all'advertising, evidentemente, ma semplicemente per associare il brand a un valore appunto positivo di sperimentazione, di innovazione, di ricerca, di creatività e di azioni che in qualche modo creano questo tipo di effetto in chi ne viene colpito. Vi volevo far vedere un altro esempio invece un po' particolare, perché forse non esattamente l'esempio più riuscito, ma che a me piace molto, proprio perché diciamo, se non è chiara la relazione tra l'esempio che adesso vi mostro e il prodotto, allora succede che non funziona il meccanismo, si incaglia il meccanismo, perché a un certo punto io devo riuscire a fare quella connessione tra evento particolare, video che ho visto, teaser in qualche modo, e prodotto, servizio, brand. Allora vi faccio vedere questo esempio, alcuni di voi sicuramente già lo conoscono, soprattutto chi ha fatto con me storia della radio e della televisione probabilmente l'ho già fatto vedere in quell'occasione. Ed è questo. Buonasera a tutti, amici e amiche, e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la bellezza. Allora, questa sera vi farò vedere un trattamento che possibilmente va fatto prima di andare a dormire se si vuole raggiungere l'effetto desiderato. Tra l'altro, scusate l'abbigliamento. Me l'hanno regalato a Natale, questo pigiama è molto carino, ho pensato di metterlo. E allora, prima di passare alla spiegazione del trattamento, vi volevo ricordare di scrivermi e parlarmi sia su Facebook che su Twitter. Ecco, questi sono gli indirizzi. Ecco, a me fa molto piacere, chiedetemi quello che volete e io sarò molto contenta di rispondervi e di darvi un po' di consigli. E magari ditemi anche voi che cosa ne pensate, se avete delle cose da consigliare anche a me, che mi fa sempre piacere imparare. Allora, oggi volevo affrontare questo trattamento efficace al 100%, ovviamente sempre sperimentato prima sulla mia pelle. E allora, ditemi chi di voi, guardandosi allo specchio e vedendo quelle brutte antiestetiche rughe, non ha mai pensato di ricorrere ad un lifting. Ecco, no, io non andrei mai sotto i ferri, ragazzi, andiamoci piano. Io ve lo consiglio, io un trattamento assolutamente naturale, naturalissimo e soprattutto poco invasivo. Quindi, basta bisturi e iniziamo ad andare in pescheria. Allora... Ta-da! Allora, mi raccomando, prima di andare a dormire, perché è efficace se la pelle è bella rilassata, quindi magari prima vi fate una bella doccia come ho fatto io e poi iniziamo il nostro trattamento. Allora, mi metto questo perché non voglio sporcare il mio pigiamino nuovo. Ecco qua. Allora, il polipo è assolutamente un pesce che è ricco di sostanze antiossidanti. Se non avete un polipo in casa, deve essere fresco, è come questo qua. Può essere un problema, però potete anche usare le seppie, non c'è problema, raggiungono lo stesso effetto. L'importante è non usare le tracine, warning, no tracine, mi raccomando, perché è naturale sì, però poi non bisogna rischiare di farsi male. Allora, il polipo lo prendete, ve lo iniziate a passare un pochino sulla pelle, in questa maniera. Qui c'è anche del ghiaccio. Allora, il ghiaccio insieme agli antiossidanti contenuti nella pelle del polipo servono tantissimo a creare una sorta di idratazione e di tiraggio della pelle, proprio una cosa meccanica che succede. Ecco, poi ve lo mettete così sul viso e restate in posa così per un pochino di tempo.
Almeno qualche minuto. Io adesso farò un po' più veloce, sempre per questioni di tempo, però voi dovete guardare il procedimento. È molto fresco, è una maschera distensiva. Ecco qui, aiuta veramente a distendere anche la pelle meno elastica del mondo. State un po' lì, dopodiché lo mettete giù, poi vi procurate un gattino. Ecco, io ce l'ho, adesso... eccolo qua. Eccola qua, ciao, saluta. Salute i miei amici, ciao. Ecco, ve lo mettete addosso, ecco, e questo gattino, sentendo questo bel odore di pesce, non ha voglia oggi, dai, sei stanco anche tu, hai ragione, riprova. Ecco, non essere timido, ha un po' paura della telecamera, lo posso capire. Allora, dovete sapere che la lingua, niente, oggi non ne vuole sapere, però io mi sono preparata anche a questa eventualità. Allora, bisogna usare un pochino di immaginazione, questo è un peluche, comunque fate conto che sia un gatto vero. Allora, il gatto, sentendo l'odore del pesce, sicuramente inizierà a leccarvi in questo modo il viso. Ecco, voi dovete sapere che la saliva del gatto riduce al 70% la desquamazione della pelle, ecco, e serve a renderla un pochino più elastica. Immaginate il vostro micino che vi lecca tutto il viso, tra l'altro con quella lingua molto ruvida, contribuisce anche a farvi uno scrub del tutto naturale. Ecco, vabbè ragazzi, io vi saluto, che mi è venuto anche un po' sonno, e ci vediamo al prossimo tutorial di Cinzia, la vostra amica della pelle. Buonanotte a tutti e grazie di avermi seguito. Allora, oltre al ce ne sono altri, anche questo è una piccola web serie. Oltre al fatto che è molto divertente, è molto ben riuscito come video, qual è il problema di questo video? Che non si riesce a collegare con la ragione per cui questo video esiste. Allora, io lo vedo e posso pensare che è il tutorial di una pazza scriteriata. In realtà non è così, è una bravissima attrice che interpreta il ruolo di una videoblogger sulla scia di Clio, no? Quindi consigli per la pelle, ed è collegato ad un'operazione che si faceva in un determinato periodo nelle farmacie in Italia con dei check-up gratuiti della pelle e poi la vendita di cosmetici particolari di quelli appunto che si trovano nelle farmacie. Il problema è che se questo video che io vedo non supera questa fase di teasing e non riesce ad arrivare alla fase di svelamento, io l'impressione che ho è di aver visto una cosa divertente, posso anche condividerla con gli amici, ma non faccio il passaggio successivo, cioè di collegare quella cosa che ho visto ad un brand, ad un servizio, ad un prodotto, a qualche cosa che l'ha sponsorizzata in qualche modo. Allora, questo è un caso molto, molto divertente, è veramente così, fa ridere, uno si dice ma cosa sto vedendo? Però non supera questa fase qua e quindi rimane qualche cosa che non crea poi effettivamente questo effetto di viralità e soprattutto non crea il buzz, perché non associo il video che ho visto al prodotto che invece ne ha permesso l'esistenza. Quindi si tratta di un video che rientra in tante tipologie diverse, no? Voleva essere virale ma non è riuscito a diventare virale come altri video che abbiamo visto che magari non avevano questo intento inizialmente. È sicuramente un esempio di branded content, di branded entertainment, perché qui c'è dietro un marchio di cosmetici che ha prodotto questa piccola web series, si chiama I di farmaceutici mi sembra, e ha prodotto questa piccola web series che però diciamo non rientra anche nell'ambito di queste forme di marketing non convenzionale con qualche limite, con qualche difficoltà, non riesce ad essere così efficace come altri esempi che abbiamo visto. Allora, per arrivare verso le conclusioni, sì, prego.
Sì. Allora, qui ci sono posizioni diverse, nel senso che Andrea Natella, che citavo prima, diceva sempre, l'ho sentito dire più volte in più occasioni, che si trattava di operazioni quasi al limite della legalità, e quindi una delle cose che il guerriglia marketing faceva, o perlomeno quello che la sua agenzia aveva proposto nel corso degli anni, erano anche campagne, non lo so, di stickering in giro per la città, senza assolutamente avere nessun tipo di permesso, e quindi venivano fatte, ma venivano fatte assolutamente così, camuffati, andando veramente nottetempo ad attaccare gli sticker in giro per la città. È chiaro che quando c'è di mezzo un brand come Coca-Cola, o un brand come, adesso in questo caso non è un brand, ma un ente come il comune, è evidente che tutti i permessi sono stati chiesti e le cose vengono fatte in maniera regolare. In alcuni casi, soprattutto quando c'è veramente poco budget e vogliono essere un modo per far parlare di una determinata iniziativa o brand, possono essere effettivamente un po' borderline tra operazioni illegali e operazioni legali, e questo è anche, soprattutto in una certa fase, diciamo, di vita di queste campagne. Quella che vi ho mostrato, Comune di Riccione, è dei primi anni 2000, ma Natella aveva fatto delle cose anche prima. Allora, in quel periodo lì, sicuramente quello che si voleva ottenere era un effetto sorpresa. Nel corso degli anni ne abbiamo visti tanti altri, e quindi si è anche un po' più istituzionalizzata come forma di marketing, e a quel punto è andata verso una forma sicuramente più che rimane dentro i confini della legalità, sempre cercando però di creare questa attenzione, questa curiosità. Dal lato dei costi non è che non costa, è che costa molto meno rispetto a compro uno spot su canale uno slot su canale 5 per andare in prima serata quando c'è la D'Urso, ok? E quindi raggiungo un tipo di target, come qui il discorso sul target, completamente differente, ma lo raggiungo anche in maniera più mirata, e quindi seleziono in maniera più accurata il target group di riferimento. Mentre se io compro uno spot televisivo, è chiaro che mi costa tantissimo e ho un pubblico di massa, non riesco a diversificare il target dentro quel pubblico che sta guardando la D'Urso o il commissario Montalbano. Certo, però Volkswagen se lo può permettere, può aver fatto tutto in maniera corretta, evidentemente. Chiaro che quando si... Poi anche in questo caso bisognerebbe vedere quanto di quello che noi vediamo in questo spot, in questo video che riassume, diciamo, quello che è stato fatto, corrisponde poi a quello che veramente le persone che passavano di lì hanno potuto esperire. Io questo non lo so valutare. In alcuni casi una grossa fetta delle persone che sono coinvolte, pensate al flash mob con i ballerini di T-Mobile, lì sono persone che sono state pagate per fare quella cosa, non so quanti di quelli che si sono lanciati sullo scivolo fossero pagati per farlo e quanti invece lo facessero in maniera spontanea. Probabilmente ci sono anche molti che lo hanno fatto in maniera spontanea con tutte le garanzie di sicurezza del caso. Insomma, è evidente che vengono fatte senza mettere a rischio la salute delle persone. Però lei coglie un punto rilevante, cioè questa a volte mancato confine tra confine sfumato tra legalità e illegalità. Se io vado ad attaccare appunto degli sticker in giro per la città di notte e la mattina dopo tutti si ritrovano con una scritta particolare o un personaggio particolare, posso farlo avendo chiesto gli spazi pubblici di affissione, quelli canonici, oppure posso farlo andando ad appiccicare sul retro delle poltrone di questa sala e lì faccio una cosa che ovviamente non è legale, ma corro il rischio perché magari voglio ottenere un determinato tipo di risultato.
nel modo in cui si è evoluto questo tipo di strumento, direi che siamo sempre di più dal lato legale del confine, insomma. Però è vero che all'inizio, quando vengono implementate queste prime campagne, questo aspetto c'è, effettivamente lei lo ha colto. Quindi sono modi per mirare a dei target che sono molto più precisi rispetto a quello che potrebbe essere il target di un mezzo di comunicazione di massa, facendo riferimento a un target che non è segmentato semplicemente, l'abbiamo detto, per caratteristiche anagrafiche, di gender, eccetera, ma facendo riferimento, per esempio, a momenti di vita, fasi della vita in cui condividiamo una certa esigenza, un certo spazio, un certo interesse con altre persone che magari hanno caratteristiche anagrafiche diversissime dalle nostre, ma in cui diventiamo parte di un medesimo target. E qui c'è un approccio al marketing che è quello del cosiddetto tribal marketing, marketing tribale, una strategia che mira a creare una comunità intorno ad un prodotto o ad un servizio, vuole rafforzare il sentimento di community, e quindi non è necessario che queste persone siano omogenee, appunto, per fascia d'età, gender, luogo in cui vivono, ma è importante che condividano degli interessi, l'interesse per un prodotto, l'interesse per un servizio, e quindi si costruiscono prodotti e strategie che sono studiate proprio per cercare di favorire la formazione di comunità e supportarne lo sviluppo. Di tribal marketing parla Bernard Covin in un libro, appunto, dedicato a questo tema, definendolo anche come una tendenza del consumo contemporaneo verso un radicamento al territorio. Quindi, secondo lui, le tribù e il marketing tribale sono anche strettamente collegate, appunto, a luoghi e condivisione, per esempio, di spazi. Lui definisce una neotribù come un insieme di individui che non è necessariamente omogeneo in termini di caratteristiche sociali, ma è collegato, è interrelato. Un gruppo che viene vissuto come uno spazio non utilitaristico, è una qualche cosa che io vivo non perché mi viene indietro, perché ne ricavo, ne guadagno qualcosa, ma ne guadagno in termini di emozioni, di passioni, di condivisione. Ed è caratterizzato da un elevato grado di volatilità, perché sono gruppi che cambiano forma di continuo, le tribù cambiano forma, tribù intese in questo senso, cambiano forma continuamente. Pensate alle community di fan, no? Voi per una fase della vostra vita siete stati fan, non lo so, di Gigi D'Alessio e adesso non lo siete più. Meglio così. Questo però fa sì che in un determinato momento della vostra vita avevate un interesse in comune con altre persone che magari non conoscevate dal vivo, ma con cui avete condiviso un interesse, per esempio attraverso la comunicazione mediata da internet, e a un certo punto avete deciso che Gigi D'Alessio non faceva più per voi, avete smesso di essere parte di questa comunità e di essere parte di questa tribù, e quindi non siete più parte di questo gruppo, quindi, che cambia in maniera molto molto rapida, molto veloce, indipendentemente, appunto, dalle caratteristiche anagrafiche. Non necessariamente non siete più parte di quel gruppo perché siete invecchiati, ma non siete più parte di quel gruppo perché i vostri interessi si sono spostati altrove. Quindi, marketing tribale è, diciamo, una forma di marketing che guarda molto al target e quindi guarda molto al gruppo a cui indirizza i suoi messaggi, individua le tribù, i gruppi, le comunità, le community, chiamatele come volete, offre più che prodotti e servizi, offre legami, e quindi punta a costruire questa condivisione e questo legame e a mettere in comune le competenze della tribù. Non vi faccio vedere il video che avevo messo, rimane qui nelle slide, è sempre una TED, è sempre Seth Godin, che avevamo già sentito in un'altra occasione, che parla di tribù, ma c'è rimasto poco tempo, quindi non ve lo mostro, ma lo potete recuperare tranquillamente dalle slide. Punta quindi questa forma di marketing a
colpire innovatori e influencer, gli early adopters, quelli che sono disposti a diffondere idee e novità. Ecco, ultimo punto, questo marketing non convenzionale segna un po' un passaggio tra le forme di advertising più tradizionali e quelle cosiddette di advertainment, dove l'advertising si fonda con l'entertainment, dove un elemento rilevante è quello di intrattenere il target, dove diciamo l'immagine del brand dove rispetto alla brand image diventa più importante la reputation e quindi diventa più importante la reputazione che il brand si costruisce, dove diciamo si passa da una fase tradizionale di media planning. Abbiamo detto che per esempio quando si fa la campagna marketing di un prodotto cinematografico dobbiamo pianificare quali mezzi di comunicazione utilizzare in quali momenti del ciclo di vita del prodotto, ha invece un'attività di media hunting, cioè una sorta di cool hunter, che è colui che va in giro per esempio per un brand di abbigliamento, di moda, a cercare nuove tendenze, nuovi trend da portare poi nelle collezioni successive, una sorta di cool hunter della comunicazione, qualcuno che non ragiona per formati standard e quindi non ragiona con adesso facciamo il video virale o facciamo il flash mob, ma crea dei formati e utilizza, va a scovare quelli che sono gli ambiti, gli ambienti mediali più adatti ad ottenere questo tipo di risultato e quindi ad andare ad essere efficace sul target group di riferimento. Avevo messo un quiz, ma sì, possiamo anche farlo, una cosa veramente semplice, però non sono sicura che sia questo, fatemi controllare. Ah sì, sono due in uno, sono due domande nello stesso quiz. Scusate se le ho piazzate tutte alla fine. Ce l'avete? Bene, allora ricordatevi, lo dico per quelli che sono a casa, che se non vi marco presenti stasera lo faccio domattina. Ci vediamo domani alle 15 con rilevazione e poi gli ospiti di Shadow.